Buongiorno a tutti, buon mercoledì di sole finalmente, finalmente il sole. Sono iniziati i playoff di Lega Pro con la vittoria dell'Atalanta Under 23 sul Trento e della Juventus Under 23 sull'Arezzo. Perde il Crotone col Picerno. Pareggio per il Pescara, e continua la favola Legnago che vince 1-0 al suo esordio. La Gianni Erminio batte 3-0 la Provercelli. Insomma, uno scoppiettante inizio di questi playoff di Lega Pro, dove le rivelazioni del campionato si confermano rivelazioni del campionato. Questo è un bel segnale, un segnale forte, è un segnale che dà la possibilità di godersi questa Lega Pro, di godersela al meglio e di godersela in maniera importante, perché Legnago è una realtà nuova che si affaccia a questa categoria, c'era già stata, poi era retrocessa, è tornata. Ha fatto un grandissimo campionato, è una società economicamente a posto, è una società molto molto interessante. La Gianni Erminio neopromossa, anche lei una conferma totale, batte una Provercelli che è riuscita per l'ennesima volta ad entrare nei playoff. Il Crotone, peccato che cade alla prima, poi pareggio per il Pescara, ma le rivelazioni sono sicuramente l'Atalanta Under 23, la Juventus Under 23, che stanno confermando in maniera piuttosto netta che sono due realtà vere in una categoria vera. Partiranno tra l'altro anche i play-out in questo weekend, quindi la Lega Pro ci regalerà tante tante emozioni che noi vi racconteremo. Un abbraccio a tutti, un saluto a tutti, vi invito sempre a cliccare in basso a destra su iscriviti. L'iscrizione è gratuita e potrai dire liberamente la tua sullo sport. Ciao!